e quando si arriva sul dischetto si affrontano le proprie paure. La porta è piccola, l'estremo difensore diventa enorme. Vediamo se prevale il timore di sbagliare o la voglia di vincere. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Una garanzia quando la tensione è alle stelle. Va lui sul dischetto. Non sbaglia. 1-1. Esecuzione perfetta. E la situazione ora è di parità. E adesso è il turno del secondo rigorista. Si è assunto la responsabilità e ha calciato il rigore con maestria. Nulla da fare per il portiere. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Splendida parata. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Di Marco tirerà il terzo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Con questo tiro dal dischetto possono pareggiare i conti. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Senza paura, segna il rigore, la sfida continua. Si è assunto la responsabilità e ha calciato il rigore con maestria. Nulla da fare per il portiere. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere ha scelto di rimanere fermo e ha avuto ragione. E ora chi sbaglia ha perso. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Zubeldia tirerà il settimo rigore. Colpisce il palo, clamoroso! Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Guarda pallone e portiere, assorto. Conosce la posta in gioco. È l'ultimo baluardo, l'ancora di salvezza della sua squadra. Parerà il rigore? Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Il terzo tiratore all'oltranza va a calciare. Non si è lasciato ipnotizzare dall'estremo difensore avversario. Ha calciato con sicurezza. Bel rigore. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Traoré è addirittura il nono giocatore a calciare. Ottima realizzazione, centrale ma efficace. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Non si è lasciato ipnotizzare dall'estremo difensore avversario. Ha calciato con sicurezza. Bel rigore. E ora è il turno del decimo tiratore. Nessuno vuole mollare. Che errore! Ma come ha sbagliato? Deve assolutamente parare questo rigore. I tifosi esultano per il gol che decide la gara.
È stata una sfida epica, entrambe le squadre meritavano di farcela, i rigori sono stati crudeli. Spiace vederli affranti, ma purtroppo il calcio è questo. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere i calci di rigore, ma fa parte del gioco e bisogna accettarlo. La nostra telecronaca termina qui. Al